49esimo giro delle Valli Aretine riservato alla categoria Elite ed Under 23, 173 gli atleti alla via, ovvero il ciclismo d'elite che conta lungo le strade del comprensorio aretino. La nostra gara è alla 49esima edizione e anche quest'anno come concorrenti abbiamo il massimo che l'Italia e l'Europa quasi offre. Escluso quei pochi che hanno corso gli europei, sono tutti qui presenti alla nostra manifestazione che, come saprete, nel passato ha sfornato campioni come Moser, Battaglin, Pantani e molti altri argentini, campioni del mondo. Il morale è sicuramente tanto, è ancora tanto, tanto alto, speriamo di far bene oggi, ci terrei molto a fare bene questa gara perché comunque è molto importante, internazionale, fatto di corridori buoni al via, vediamo quel che succederà. Siamo qui al primo anno tra i dilettanti, speriamo di, cioè noi ci impegniamo e come va va. Naturalmente è molto più difficile per quanto riguarda l'età, però sì, con l'impegno si riesce a tirare fuori qualche piazzamento e c'è qualche ragazzo di primo anno che vince. Oggi speriamo che la condizione sia buona, in teoria dovrebbe esserlo, vengo da due gare con due secondi posti e ho steccato un po', passami il termine, all'italiano, può succedere giornate no, e speriamo dai di far bene per dimostrare dai che potevo far bene all'europeo. Il Giro delle Valli Aretine scrive il suo 49esimo capitolo, si svolge lungo le strade del comprensorio aretino con partenza ed arrivo a Rigutino. 173 gli atleti alla via sui 210 iscritti, rappresentanti delle migliori formazioni del panorama ciclistico dilettantistico elite d'under 23 nazionale ed internazionale. Con la nostra sintesi andiamo all'allungo del dorsale 65, Francesco Rivera, portacolori della ceramica Ginestra, ricordo stiamo salendo verso il traguardo volante dell'abitato di Cortona, il drappello degli inseguitori, il gruppo ammiragli degli inseguitori, alcuni atleti si stanno staccando dalla testa di questo gruppo a caccia del battistrada. Francesco Rivera della Ginestra Ceramiche è scattato ai piedi della salita e lanciato verso la conquista del traguardo volante dell'abitato di Cortona ed infatti le nostre telecamere si portano sui due più immediati inseguitori della battistrada con il dorsale 6 Ronny Gobbo della Zalf, con il dorsale 152 Fabrizio Lucciola della Maltinti Solgomma. Superato l'abitato di Cortona si tornerà a scendere verso Rigutino, infatti con la nostra sintesi andiamo a vedere la parte centrale della gara, la fuga a 20 che si è costituita al chilometro 50, vede protagonista con il dorsale 50 Magazzini, dorsale 6 Del Pollo, dorsale 33 Bertolazzo, dorsale 60 60 Mirino, dorsale 34 La Notte, 180 Cincinelli, dorsale 25 il polacco Dabrowski, dorsale 96 Mirenda, 49 Banelli, 107 Capponi, 160 Del Colle, dorsale 13 Vrecher, dorsale 30 Aulis, dorsale 154 Rosini, dorsale 19 Russo Solokov, dorsale 153 Maddaluno, dorsale 115 Formichetti, 103 Favilli, dorsale 2 l'azzurro Sascha Modolo della Zalf, dorsale 176 Iattici. Questi i 20 uomini al comando. Il gruppo sta comunque lavorando per riportarsi su questi 20 atleti al comando. Andiamo a dare uno sguardo al prestigioso albo d'oro di questa manifestazione che ha visto i successi di Francesco
Muser, poi Fortunato Baliani, protagonista al Giro d'Italia, Davide Malacarne che si è aggiudicato l'edizione del 2007, Federico Canuti, Matteo Gigli, Fabrizio Guidi, David Fuser, Marco Bellini, Roberto Zoccarato, Rosario Fina, attuale commissario tecnico, Luca Scinto, Mauro Sandroni, Massimo Podenzana e tanti altri che sono assorti alla massima categoria ciclistica, passando tra i professionisti. Siamo ormai verso la chiusura di questa 49esima edizione del Giro delle Valli Aretine, organizzata dalla Società Ciclistica Rigutinese. Dorsale 13 al comando, Robert Brecher, al suo inseguimento Enrico Zen della Film Pramonda Bottoli e Marco Stefani della Danton Caparrini. Le nostre telecamere ci fanno vedere il ricongiungimento dei più immediati inseguitori sul battistrada. Pertanto ora abbiamo tre uomini al comando, Brecher, Zen e Stefani. Al loro inseguimento troviamo Pagani e Contoli, altri due atleti della Filmop Sorelle Ramonda, e con il dorsale 18 il russo Silin. Se questi tre più immediati inseguitori riusciranno a riportarsi sugli uomini al comando, la Filmop Ramonda Bottoli potrà disporre di ben tre uomini nel drappello dei sei battistrada, ed in questo momento avviene il ricongiungimento tra i sei uomini al comando: Brecher, Zen, Stefani, Pagani, Contoli e Silin. Grande impegno di questi atleti, soprattutto dei sei battistrada, che tutti vogliono aggiudicarsi il successo in questa 49esima edizione del Giro delle Valli Aretine, una gara internazionale categoria dilettanti elite d'under 23, ma intanto c'è da registrare l'allungo di Robert Brecher della Radenska ed Enrico Zen della Filmop Sorelle Ramonda. Hanno abbandonato la compagnia dei precedenti compagni di fuga e se ne stanno andando. Il gruppo tenta di organizzare l'inseguimento ai due uomini al comando. Ritardo del gruppo ammiraglie da Brecher e Zen è di 30 secondi. Vedremo ora se i due battistrada riusciranno a difendere il loro vantaggio sino al traguardo di Rigutino. La manifestazione organizzata dalla Società Ciclistica Rigutinese ha visto al via alcune delle migliori formazioni del panorama nazionale ed internazionale della categoria, tra cui il campione italiano della cronometro nonché campione europeo della stessa specialità Malori della Filmop Sorelle Ramonda. Coppia al comando che è ormai alle battute finali, dorsale 13 per Robert Brecher della Radenska, dorsale 36 Enrico Zen della Filmop Sorelle Ramonda. L'atleta della Filmop resta alle spalle del portacolori della Radenska, probabilmente si sente battuto in volata e cerca di risparmiare energie importanti per il finale. È Gianluca Brambilla della Zalf Desiree Fiora a guidare il gruppo degli inseguitori, che sta conquistando secondi su secondi alla coppia al comando. In seconda ruota Alberto Contoli, portacolori della Filmop, compagno di squadra di Enrico Zen, il fuggitivo in compagnia di Brecher. Zen si è aggiudicato il Giro delle Pesche Nettarine. Coppia al comando che ormai alle battute finali, Robert Brecher, dorsale 13, Enrico Zen, maglia gialla, dorsale 36. La volata finale è Enrico Zen che si aggiudica il 49esimo Giro delle Valli Aretine davanti a Robert Brecher della Radenska. Ora il gruppo, attendiamo la volata finale, è l'azzurro Sascha Modolo della Zalf Desiree Fior che si aggiudica il terzo posto davanti a Zadanov, Show, Da Castagnori, Malori.